Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, nuovo vlog. Che? Due brioche ho mangiato? Grazie, va bene, ricordiamolo che io ho mangiato due brioche e tu una sola, va bene, avevo fame. Buongiorno a tutti, nuovo vlog, è sabato mattina, sabato 2 dicembre? 2 dicembre, smettila! Mi stava dando la cicciona praticamente. Non è vero, no. La mangiona. Vabbè. Sabato 2 dicembre, smetti, guarda, nulla, smetti, ti riprendo adesso. Sabato 2 dicembre e stiamo vloggando, ma siamo in macchina, non stiamo andando chissà dove in realtà, eh. È che io mi sono alzata proprio all'ultimo momento. Tu ti sei alzato alle 7 e un quarto, io alle 8 e mezza, 8 e un quarto, 8 e mezza. Così non ho sentito niente, la Penny che abbaiava, non ho sentito nulla. Abbiamo fatto colazione proprio veloce e ci siamo vestiti in qualche maniera. Fa freddo e stiamo andando dai miei genitori perché lui e mio papà devono fare dei lavoretti, devono andare a recuperare la macchina di mio papà che ha fatto tagliando e io devo recuperare la mia macchina. A proposito, sono senza macchina stamattina, è come se mi mancasse qualcosa. E è vero, mi manca la mia macchina, vabbè, il mio bolide, mi manca il mio bolide. Ma vogliamo parlare di Bake Off? Ieri sera c'è stata la finalissima della quinta edizione di Bake Off Italia e non ho capito, spoiler no spoiler, che questo video lo carico, è passata una settimana, penso che tutti l'avranno vista. In caso se qualcuno non avesse visto la finale di Bake Off, salti, schippi questa parte di video, questi 2 minuti di video. Niente, Bake Off finalissima, come avevamo intuito, scusate ma mi fanno male le braccia stamattina, non riesco a tenere sulla telecamera. Come avevamo immaginato, Malindi è stata eliminata subito alla prova tecnica, quindi la seconda prova, e poi finalissima tra Tony e Carlo. E io me lo immaginavo, mi dispiace tantissimo per Tony perché io tifavo per lui, però ha vinto Carlo e se l'è meritata, devo dire la verità che se l'è meritata tutta. Onore al merito, dai. Onore al merito, no, assolutamente, vabbè, io l'ho sempre detto che lui è bravissimo, veramente. Soltanto che quello che mi faceva cadere un po' è che ogni tanto c'aveva questi momenti di polemica, di borbottamento, cose così, e quindi era quello che a me dava un po' fastidio. Però bravissimo, è quello forse più affine a CNAM come cucina, come pasticceria, perché tutte mousse, tutte cose stratificate, precise, tutte cose così. Poi ha fatto una bella, la seconda prova l'ha fatta benissimo e io lì mi sarei messa le mani nei capelli. Voi che mi dite, Jenny, l'anno prossimo vai tu ai Bake Off? Ma no, quando io vedo prove del genere, poi la a fare... La prova è stata fantastica perché veramente dopo che gli ha detto, l'unica pecca era lo spessore dello strato esterno. Sì, è vero, è vero. Gli, cioè, stai parlando del campione, terzo classificato, no, campionati, secondo, mi sembra. Terzo classificato ai campionati italiani di pasticceria. Cioè, si è dovuto riprodurre la torta di questo terzo classificato ai campionati italiani di pasticceria, ma... Tutte e tre le torte che hanno dovuto riprodurre anche erano... Tony è stato bravo, sì, perché sì, lì si è spaccata, sì, nel tirarla fuori, però sì, esatto, voglio dire, sono stati bravissimi tutti quanti, però veramente Carlo si è visto che è proprio ha brillato un po' di più. Anche l'ultima prova, la sua pasticceria secondo me era molto dimostrato. Più bella, sì l'ha sempre dimostrato, poche volte è caduto e... È un precisino. Beh, sì, molto precisino. A me ricordava, come si chiama? Joyce. Quella dell'anno scorso, sì. Una sfida loro, sì, due sarebbe... Sì, è vero. È vero. Difatti l'anno scorso ha vinto lei e quest'anno ha vinto. E quest'anno ha vinto. Vabbè, ma l'anno scorso io l'avevo detto già dalla prima puntata che avrebbe vinto Joyce. Quest'anno ti dico la verità, era un po' più in dubbio perché Tony veramente è bravissimo, anche Rosalind si chiamava. L'unica che veramente secondo me meritava molto di arrivare. Allora, sì, per l'amor del cielo, ma Lindy era brava, però non era al livello degli altri due. No. Rosalind secondo me meritava, gli andava molto vicino. Meritava di arrivare insieme a loro, secondo me. Peccato. Il terzo posto, secondo me, se lo meritava. Peccato. Lei. E vabbè, quindi niente, ha vinto Carlo, siamo tutti contenti. Salutate il mio brufolo, che è venuto fuori proprio giovedì, quando eravamo a Milano. Sono salita in macchina e mi sono accorta che era diventato più grosso e dolorante. E vabbè, insomma, fa schifo questa cosa, lo so, quindi non ne parlo. Però comunque, salutate il mio brufolo. Come l'ho chiamato? George. Lo so. E George il brufolo. Niente, siamo praticamente arrivati dai miei e niente, quello che dovevo dire l'ho detto, quindi vai.
Pivo! Perché tremi? Era ora! Dai che andiamo! Dai che andiamo! Dai che andiamo! Dai che andiamo! Dove sei? Ciao, vieni qua! Vieni qua! Ciao! 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 Sei pronto? Sei pronto col capotino? Dai, dai che arriva la Penny! Ciao! Ciao amore! Ciao amore! Dai che arriva la Penny! Come mai scodinzoli alla Penny? Amore! Ciao Stella, ciao! Ciao, 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 andiamo, dai, andiamo, 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 corri! Amore! Amore, ciao piccolino. Momento tinta. Oggi finalmente riesco a fare questa tinta che ho preso la settimana scorsa. Questa Casting Cream Gloss di L'Oreal, colore Maroon Glacé 415. Me la fa la mia mamma, perché io sono negata con queste cose, così almeno lei la fa bene. Io l'unica volta che l'ho fatta sono venuta un po' a chiazze, quindi preferisco che me la faccia lei. Qua ci sono tutti i prodotti, penso che... No, questa è la crema rivelatrice, dovrebbe essere. Questo che cos'è? Questo è un balsamo. Oh, vediamo. Sì, vieni, chiami. Sì, che può parlare. Ecco, io sono un po' imbranata, eh. Cioè, ormai è 20 anni che faccio la tinta dalla Betty e vedo come fa. Non è. Non si dicono le parole. Sei tu meno imbranata di me, sicuro. Dici te. Papà è bravo. Papà. Ah, l'ultima volta l'ha fatto papà. Te l'ha fatta papà, sì. È vero. L'ultima volta. Tutto preciso. Lui sì. È stato attento. Speriamo basti tutta. Sì, dai. La facciamo bastare. Non è che mi fai metà di un colore e metà di un altro. Non è che mi fai metà di un colore e metà di un altro. E ne hai tanti, eh. Lo so. È che io così sto facendo la radice. È già finita? No. Se non basta, te li tieni così per una settimana. Che una settimana? Mando Gigi. Mando Gigi a comprarlo. No, amore, non basterà mai. Che bello, grazie mamma. Jenny, dai, si realista anche te, oh. Devo mandare Gigi davvero adesso? Senti, facciamo così, io ti faccio prima tutto qua davanti. Sì. E poi la tiro. Sì. Andiamo a ricoprire la crescita sopra. Che tanto questo colore assomiglia un po' di più a quello che c'è sulla punta. Infatti. Ah, dici? No, sulla punta è molto più chiaro. Sì, appunto. L'ho messa su tutta la testa. Adesso la devo lasciare in posa per 20 minuti, mi sembra di aver letto, 20 minuti. Alla fine è bastata per tutta la testa. Vediamo poi come viene il risultato. Sì, tempo di posa 20 minuti. Ha anche un buon profumo perché non ha ammoniaca, quindi ha un buon profumo. E voilà ragazzi, finito, questo è il risultato. Spero di non sembrare troppo scura, perché in alcune stanze con alcune luci sembro praticamente nera, invece no, è proprio un bel castano caldo, mi piace moltissimo come risultato. Avevo bisogno proprio di un ritorno alle origini, era troppo tempo che avevo questa sorta di biondiccio che ogni tanto tendeva all'arancione, anche perché poi quest'estate, quando sono andata al mare a settembre-ottobre, ho notato che si sono schiariti veramente tantissimo, tant'è che molte mi chiedevano, ma Gianni hai fatto la tinta? Che tinta hai fatto? Che colore hai fatto? No, io non faccio nulla da marzo,
febbraio-marzo, l'ultima volta l'ho fatta dalla parrucchiera, e proprio è stato il sole, il mare, mi hanno schiarito tantissimo i capelli, quindi avevo una ricrescita paurosa, tipo così, avevo una cosa così di ricrescita, e stavo malissimo. Poi sono molto scura io di base, questo colore ancora più chiaro per via del sole e tutto il resto, non mi piaceva più proprio questo, non so, color carota, non mi piaceva, quindi avevo proprio voglia di un ritorno alle origini, e mi piace moltissimo questo colore, mi piace proprio tanto, quindi grazie alla mia mamma, grazie mamma, è venuto bene. Prego. E mi piace proprio tanto. Adesso vediamo cosa dirà Gigi, lui è fissato un po' col biondo, però vabbè, vediamo un po' cosa dice. Siamo appena tornati a casa, ho trovato questa scatolina fuori dal cancello, consegnata dal corriere, credo, e all'interno c'era quest'altra scatolina bellissima di Estée Lauder con tutti i pacchetti regalo. Vedete che bella che è, tutta bianca e rossa, e sul laterale anche tutta dorata. E cosa contiene questa scatolina? Questo è un kit natalizio. Che c'è? Penny? Sì, il papà sta toccando i guinzagli, allora? Vabbè, è un set di Natale che ha all'interno più prodotti, quindi secondo me è un'ottima idea regalo. E all'interno, ve lo faccio vedere, contiene questi quattro prodotti. Anche la Penny è molto interessata, le interessa molto questo per Natale. Ci sono questi quattro prodotti della linea Resilience Lift, penso di averla, spero di averla pronunciata bene, dove qui abbiamo il detergente viso, è una crema detergente, vediamo se riesco a dirvi anche la quantità di prodotto che c'è all'interno, non riesco a tirarlo fuori, sono 30 ml, poi c'è la crema viso e questa è una crema anti-age per viso e collo. Protezione solare SPF 15, poi c'è il contorno occhi, ma sono bellissime queste confezioni, soprattutto questa così piccina, anche questa protezione solare SPF 15, adesso vi dico la quantità, questa è da 5 ml, mentre quella grande credo proprio che sia da 30, se non anche da 50, questa è da 50 ed è bella perché ha anche una forma un po' particolare, vedete? Il fondo è triangolare. E poi c'è l'ultimo prodotto, piccolino anche lui ma non da meno, e questo è il siero sempre della stessa linea, e questo ha una quantità di 15 ml, scritto piccolissimo, meno male agli occhiali ci vedo. E niente, volevo farvelo vedere perché trovo che sia carino per quanto riguarda la confezione, molto natalizia, però è anche carina come idea. E stavo guardando sul sito di Estée Lauder e ce ne sono tanti altri di set anche che costano meno, questo ha un prezzo abbastanza altino perché è la linea proprio anti-age, però ce ne sono tanti altri anche con prodotti make-up, non soltanto per la skincare, e quindi volevo... non so, volevo dirvelo, magari se non sapete cosa regalare a qualcuno, ci sono questi kit che sono un'ottima idea per quanto mi riguarda. Allora, stiamo facendo da mangiare la pasta, abbiamo già messo sull'acqua, devo mettere il sale, vero? Sì. E qui stiamo facendo una sorta di esperimento che è un desiderio di Gigi, e stiamo facendo rosolare le patate con il prosciutto a cubetti. In realtà forse era meglio la pancetta, però noi non l'abbiamo. Quindi se viene bene la prossima volta proviamo anche con la pancetta. Le sto facendo rosolare con un po' di olio, adesso aggiungo anche sale, un po' di pepe, poi aggiungiamo i piselli surgelati, facciamo saltare ancora un po', quando la pasta è cotta buttiamo dentro, facciamo un po' una mantecatura, vediamo un po' come viene. Non so, è un desiderio di Gigi che mi ha detto voglio la pasta con le patate, proviamo. Sì, ho sentito che è buona. Io così non l'ho mai mangiata, io ho sempre mangiato la pasta con le patate ma tipo brodosa, no? Fatta tipo pasta e fagioli, una cosa così, perché mia mamma la fa spesso, però... ah, mi è caduta una patata. Vabbè, comunque, adesso vediamo un po' come procediamo. Qui ci siamo quasi. Abbiamo aggiunto anche i piselli e un po' d'acqua ogni tanto. Com'è il profumo? Buono. Buono? Buono. Promette bene, dai. Se avete la pancetta sicuramente ancora meglio del prosciutto. Ma che meraviglia! Poi con un po' di formaggio grattugiato sopra, ancora meglio. Le patate hanno fatto proprio una cremina, quindi viene una sorta di sughino. Ha una bella faccia, un buon profumo. E quindi si mangia, buon appetito. Penny.
sta addormentando. Penny. Penny. Niente, è proprio... è andata, partita. Ci sono anch'io, comunque. Ci sono anch'io. Mi escludono questi due. Fanno le... certo. Mi sembra giusto. Tienilo, tienilo, che sennò scappa. Che sembra che sorride. Ridi? Hai lavato il divano. Hai lavato il divano. Cosa c'è, cane che ride? Cosa c'è? Cane che ride. È vero che il pastore australiano è soprannominato il cane che ride o che sorride, non mi ricordo. L'avevo letto da qualche parte. Effettivamente, sì. Adesso no, questa faccia un po' da scema. Però quando si mette di profilo, sembra che sorride. Sì, si è spostato, ma non è che se ne va, È sempre qui, Poi ci sono io. Andiamo sul divano a vedere un film? Andiamo sul divano a vedere un film? Grazie, grazie, va bene. Lo prendo per un sì. Basta, andiamocene, va bene. Alla fine ho portato questa ghirlanda, che era quella che avevamo in cucina con la candela, l'ho portata qui in sala e ho acceso un po' la Yankee, ha un profumo incredibile, lo dico sempre, ma veramente troppo troppo buona questa candela. E adesso stiamo guardando un film, che è un film abbastanza natalizio. Si è bloccato. Benissimo. No, adesso sta riprendendo. Vabbè, comunque è un film abbastanza natalizio perché ci sta adesso, ci siamo. Iniziamo a entrare nello spirito del Natale finalmente. E non avendo ancora fatto l'albero di Natale, è un po' così, però domani, prometto, provvediamo. Voglio fare l'albero di Natale, voglio addobbare un po' tutto. E questo film si chiama, mi sembra, Un principe per Natale. Non l'ho mai visto, però mi sembra un po' una cavolata. Uno di quei film un po' romantici ma anche scontati, dal finale scontato, quindi immagino già come andrà a finire. C'è un principe, c'è una giornalista, chissà come andrà mai a finire, però vabbè, dai, guardiamo questo, un film leggero, ogni tanto ci sta. E poi niente, mi sa che ci addormenteremo sicuramente sul divano come al nostro solito, però oggi va bene. E poi ci si prepara per stasera, per uscire. Ragazzi, ci stiamo preparando, io mi sto truccando perché stiamo per andare fuori a cena. Adesso aspettiamo i nostri amici e poi andiamo tutti fuori a cena a festeggiare il mio compleanno. Quindi sono emozionata perché non amo particolarmente stare al centro dell'attenzione di una serata, no? Non so se avete capito cosa intendo. E quindi sono sempre un po' agitata, ma questo anche quando faccio magari una festa di compleanno in famiglia, proprio non soltanto tra amici, proprio una mia caratteristica. E niente, stavolta il trucco devo dire che mi piace, per quanto riguarda gli occhi mi piace. L'eyeliner non ci siamo proprio tantissimo, però devo dire che è tanto tempo che non lo metto e quindi va bene, può andare bene. I capelli sono molto più scuri, cioè sembrano lì molto più scuri di quello che sono in realtà, sembra quasi che tendano anche un pochettino al nero viola, no, invece no, sono proprio castani. Devo farveli vedere proprio alla luce del sole quando sono fuori, quindi magari domani, se andiamo a fare la nostra solita passeggiata della domenica mattina, vi faccio vedere proprio il colore reale alla luce naturale, perché a me piace molto, veramente tanto. Sono contenta di questo ritorno al castano perché mi mancava. Poi non lo so, trovo che sia un po' più deciso come colore rispetto a quello che avevo prima, quindi non lo so, scolpisce di più, fa sembrare più scolpito il viso, i lineamenti. È una sensazione che ho io. A me piace molto come colore. Incredibile ma vero, stasera so già cosa mettermi, quindi non diventerò matta davanti all'armadio come faccio sempre di solito. Fa un bel freddo, quindi dovrò mettere la giacca bella pesante, però so
che cosa mettere, è già un gran passo avanti. Purtroppo ho il mio amico George qui che non riesco a coprire, o meglio, il rossore l'ho anche coperto, ma il problema è il gonfiore, cioè si vede proprio questa palla che anche è grosso. Io non lo so. Vabbè, meno male che non fa più male, perché all'inizio faceva proprio male. Che discorsi schifosi, però vabbè, parliamo anche di questo. Non so cosa mettere sulle labbra, invece, come rossetto. Metterei un bel rossetto rosso, bello scuro, carico. A proposito, sono in pigiama, ma fa niente, voi siete abituati a vedermi così in versione molto, molto, molto casalinga. Dicevo, non so se mettere un rosso, se optare per un nude, se non mettere niente. Io di solito quando vado fuori a cena a mangiare non amo mettere cose sulle labbra, perché poi tanto vado via, vanno via, me le mangio. Non mi piace avere poi il rossetto tutto rovinato che manca nella parte interna, quindi piuttosto preferisco veramente non mettere nulla. Però mi sa che un matitone lo metto, mi sa di sì. Questo è di Puro Bio, io lo sto applicando un po' in maniera delicata, lo sto sfumando bene perché è un colore che a me piace tantissimo ed è il numero, ecco, adesso bisogna capire il numero, non riesco a capire se è 25 o 26, credo 25, insomma è questo, è una sorta di color mattone ma non troppo scuro ed è molto carino perché non so come, ma è un colore luminoso, nonostante sia scuro è comunque un colore bello luminoso, su di me risulta luminoso, quindi lo uso spesso, anche magari proprio di giorno, magari la sera lo carico di più, invece di giorno lo sfumo con il dito ed è veramente molto carino. Ed eccoci qui, adesso vado a vestirmi e poi vi faccio vedere l'outfit e poi siamo pronti per uscire. C'è una cimice sulla macchina fotografica, io non ce la faccio più. Ditemi che anche da voi è così. Non possiamo aprire le finestre che entrano le cimici, nonostante siamo a dicembre, e adesso sta camminando allegramente sulla mia macchina fotografica. Anzi, adesso ve la faccio vedere, vediamo un po' se riesco. Maledetta cimice. Vabbè. Niente, vado a vestirmi e ci vediamo tra pochissimo. I capelli sono già sistemati perché ho fatto la mia solita treccina. Perché non lo so, oggi da mia mamma li ho asciugati con il suo phon e sembra una cosa stupida, però quando li asciugo con il suo non vengono come quando li asciugo con il mio, e quindi la frangia era tutta strana, svolazzava tutta, quindi ho preferito raccoglierla come faccio spesso e i capelli invece li ho tenuti semplicemente lisci, senza fare nulla, perché anche volendo i boccoli non terrebbero mai, avendoli appena lavati, sono liscissimi perché quella tinta me li ha lasciati veramente morbidi, morbidi, super lisci, ma noto che le tinte che fanno ultimamente sono parecchie, sono senza ammoniaca, sono all'interno magari ricche di oli, nutrienti e quindi il capello rimane bello idratato, non è stoppa, ecco, diciamo così. E questa è una cosa positiva, però sono belli lisci e qualsiasi piega non terrebbe mai, quindi li tengo così normali. Vado a vestirmi perché da che ero in anticipo, adesso inizio quasi a essere un po' tirata, quindi vado. Ok, outfit, aiuto, ve lo faccio vedere qui. Devo stare attenta a non prendere una testata perché qui il tetto è abbastanza basso. Niente, questo è l'outfit. Ho scelto un vestitino rosso che, come vedete, è bello morbido, non cade troppo stretto, soprattutto sulla parte inferiore. È arrivato qualcuno, direi che è arrivato qualcuno. Calza nera abbastanza pesante, 50 denari. Poi vi faccio vedere le scarpe con lanina. Vedete, con tutte le stelline. Questa me l'ha inviata quella ragazza di cui vi parlavo qualche video fa, Giulia, che ha un negozio a Ravenna che si chiama Jolie Ravenna. Vedete, tutta argentata. E poi il mio bracciale di Pandora con tutti i ciondolini. Vi faccio vedere le scarpe e poi scappo perché sono arrivati tutti. Queste sono le scarpe, i miei tronchetti neri con tutti i bordini dorati. Non riesco a farveli vedere, sono anche belli alti. Eccoli qua. Adesso andiamo perché sono arrivati. Io comunque ne ho 25 più 4, non è che non arrivo comunque a 30. Sempre, sempre l'ultimo degli Enta. No, non ci arrivo perché sarà 25 più 5. E Così mi quindi no. fa. Non ci arriverò. La fai tu, Sì. Ma questa è quella che abbiamo preso insieme a casa. Sì. Volevi il pacchetto di Natale? No, della serie vale anche per Natale. La povera che è scappata. Cioè, C'è un cericetto? Non riesco.
Amore, ma quanti nodi hai fatto? Eh no, poi tienilo per favore. Questo? Sì, sì, perché ti impacchetta anche il regalo di Natale. Anche la carta? Eh beh. Pronto? Grazie. Anche questa che ho preso insieme. Amore, quanto scotch hai preso? Morbido. Soffice. Ah, perché c'è il blu. Occhio che è un cuscino, dopo spazio. Ci hai regalato un airbag. Spacca la carta. Mi hai detto di tenerla. Ma va. Tieni la carta che viene comodo per Natale. Posso fare? Questo va bene anche per grattare. Ma avevi paura che... avevi paura che scappasse? Non lo so. No, avevo paura che capivi. Ah. Adesso parte. Fum. Ti tieni la bocca chiusa. I denti. Ma state schermando? Ma siete male? Tu dimmi che è vuoto perché... No, veramente non c'è. Ecco, adesso questa è la più difficile, aspetta. Sai che bello, c'è. Ma magari è la mia scatola, scusa. Ho trovato una ditta che fa plastificazioni. Cioè, è impossibile. Ma lei che c'era? No! Sei tu fuori di testa! Ma siete matti! Oh, ma ce l'ha veramente allora! Pensavo fosse vuoto, giuro! Pensavo fosse uno scherzo! Ma siete matti! Non l'avrei mai detto! Adesso non so aprirlo! Scusa, ma ti sembra il caso? Vieni via da lì, sui cuscini, su tutti i cuscinoni. Vabbè. Nanna. Bacino. La diamo la buonanotte a tutti? Diamo la buonanotte a tutti, Polpetta? La tisana è arrivata, ci mettiamo a guardare un po' di televisione e niente, buonanotte a tutti, ciao!